amici di Onda Libera, siamo nella sala Diana Gallery del Palazzo Bracci Pagani di Fano, dove è attualmente in corso una bellissima mostra fotografica e insieme a noi c'è Maurizio Tomassini, che è l'autore sia delle foto e dell'allestimento di questa mostra. Allora, Maurizio Tomassini è un personaggio noto a Fano per il suo impegno politico, sociale, culturale. E tra oltre ai molteplici impegni ha anche molteplici talenti, tra i quali quello della fotografia. E Maurizio Tomassini fin da giovanissimo ha curato questo talento. E ovviamente qui parliamo di foto degli anni 70, dei primi anni 70, per cui fatte con tecniche oggi non più in uso. Allora, Maurizio, parlaci un po' di cos'era la fotografia all'epoca e di cos'è la fotografia oggi. Ma certamente la fotografia all'epoca era una fotografia agganciata a quelle tecnologie, a quel sistema di, diciamo, di renderle poi operative, quindi dargli, come dire, vita con macchine fotografiche che avevano impostazioni dal punto di vista anche dell'epoca alquanto primordiali rispetto alle macchine fotografiche di oggi. Anzi, diciamo che poi da quel punto di vista la fotografia si è evoluta e oggi ha tutto un altro tipo di percorso. Anche se erano macchine che tecnicamente non erano niente. Sì, avevano naturalmente dei buoni obiettivi. Noi avevamo la possibilità anche magari di comprare usate macchine fotografiche con obiettivi tedeschi, macchine tedesche che erano, diciamo, il top. Poi c'era la Leica che era il top del top, e lavoravamo con tempi, con diaframmi, con sensibilità della pellicola, con fotografie che noi andavamo a sviluppare successivamente e a vedere il risultato che avevamo in qualche modo ottenuto con giorni dopo averle scattate. Raccontaci com'è nata questa mostra. Questa mostra è nata 5 anni fa, quando di fatto scoprì di avere tante fotografie abbandonate in un garage di casa e le ho ritrovate mettendo assieme la mia storia, quella della mia giovinezza, quando da giovane iniziai a fare il fotomatore con quelle modalità di autodidatta che come tanti ragazzi, tanti giovani avevamo per la passione della fotografia. Ecco, ma dal punto di vista tecnico, come sei riuscito a recuperare tutte queste immagini e metterle in questo formato, diciamo? È stato un lavoro lungo, perché i negativi che avevo erano negativi che erano un po' ammalorati, lasciati un po' troppo in abbandono, e sono stati tutti restaurati, adesso con le nuove tecnologie, uno per uno, in modo tale da dare a quei negativi quella capacità di ritornare ad essere stampati, oggi ad essere stampati non più con l'ingranditore e con le bacinelle come facevamo, ma con forme nuove, digitali, e per dare a quelle fotografie anche una vita che in qualche modo potesse ritornare ad essere una vita dove rivedere la foto, diciamo, esposta sul muro, aveva un effetto dal punto di vista anche tecnico, ma anche di impatto, capace di raccontare le storie. Sono state poi visionate da amici competenti, soprattutto da Enzo Carli, un amico e collega con cui ho lavorato tanti anni in regione e che è un esperto di fotografia, un fotografo, un curatore di mostre importanti come quelle di Mario Giacomelli. Enzo Carli, al quale io mi sono affidato dal punto di vista anche della organizzazione e della cura della mostra, perché di queste foto, che erano tante, erano
più di 300-350, ne abbiamo scelte 141 da mettere in queste sale della Bracci Pagani, molto, molto belle queste sale dal punto di vista anche dell'ambientazione di questa mostra fotografica, concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio, in quanto poi la mostra doveva avere una narrazione. Ecco, che criterio avete seguito per selezionare queste foto? Beh, perché qui immagino che il quantitativo di foto era sì, notevole. Erano tante, sì. Qui il criterio è stato seguito da Enzo Carli su due binari, diciamo. Quello della qualità dell'immagine, e naturalmente la qualità dell'immagine non significa che un'immagine sfocata o un'immagine mossa non poteva essere messa in mostra, ma anche quello della narrazione della mostra, che è una mostra che ci presenta Fano degli anni 70, dal porto alla città, ai piattelletti, alla campagna, ai giochi dei bambini, ai balletti della corte malatestiana, quindi una mostra che doveva narrare la città in tutta una serie di anche specifiche storie che poi ogni stanza ha creato questo ambiente. Sì. Questa è la prima stanza della mostra, qui c'è la vita del porto di Fano e del mare, della Sassonia, dei personaggi che incontravamo al porto ogni giorno. Questa è la stanza in cui le foto raccontano questa Fano degli anni 70 con questa atmosfera di controluci, con le purassare che ritornavano a scaricare il lavoro di ogni giorno, con questi personaggi che erano vecchi marinai con facce scavate, con diciamo così la loro storia che si portavano dietro. E questa è la stanza con cui ho aperto la mostra. Le foto hanno una cornice, un passepartout, tutte uguali, quindi le foto sono o quadrate o rettangolari, a secondo se la macchina usata era una 6x6 o una 24-36. Quindi le foto fatte con le 6x6 sono quadrate e sono rimaste tali, non sono state tagliate, perché il formato della macchina fotografica 6x6, in questo caso io avevo una Mamiya usata come tutte le macchine che ho acquistato, danno alla fotografia una qualità dell'immagine maggiore della 24-36. Per spiegarci tecnicamente, 24x36, 6x6, parliamo del formato della pellicola. Della pellicola, del rullino. Del rullino, ok. Che naturalmente aveva, come dire, poi nella fase di stampa con l'ingranditore un risultato diverso, però comunque il risultato era sempre di una fotografia in bianco e nero. Certo. E qui mi sembra che parliamo del centro storico, sì, di Fano. Sì, parliamo del centro storico. La prima foto è quella di un personaggio fanese che tutti i fanesi specialmente hanno conosciuto, quelli della nostra età, Sallustrio o Solustrio, che era un personaggio il cui nome era Alfeo Biagioli, trovavamo in piazza, nei punti della città del centro storico ogni giorno, lui, molte volte con la sua bicicletta condotta a mano, altre volte senza. E nella prima foto che ho voluto dare a questa stanza, lui sta parlando, sta gesticolando di fronte al Palazzo del Turismo. Palazzo del Turismo che era in fase di demolizione. E quindi è una foto che ricorda quel periodo e ricorda il personaggio che poi molti dicono che ispirò anche il film di Fellini come personaggio nel famoso Marcord. E qui troviamo anche un altro personaggio storico di Fano. Tom Storer. Tom Storer. Tom Storer era un pittore fanese che si era fermato praticamente subito dopo la guerra, lui era passato qui col fronte, aveva sposato una contessa, rimase nella nostra città tutta la vita ed era un pittore che trovavamo spesso con il suo cavalletto, i suoi colori, in giro per la città a dipingere
quegli angoli della città, in questo caso l'Arco d'Augusto, ma ha dei bellissimi quadri anche della piazza, di altri angoli della città, e anche questo personaggio l'ho voluto immortalare in questa foto. Queste sono tre foto che, scattate sempre nel 1967, siamo diciamo così in tre luoghi diversi. La prima è nella chiesa di San Pietro in Valle, al mattino, la prima messa, la messa mattutina. Naturalmente anche allora non era molto frequentata la messa mattutina, e queste due persone, questa persona anziana in primo piano con il campanello che suonava all'elevazione quando l'officiante alzava l'ostia, e l'altra dietro, danno a questa chiesa, chiesa bellissima, chiesa barocca, purtroppo ancora in lavorazione, chiusa, un ambiente particolare che a me è piaciuta, e questa foto è stata inserita insieme agli altri due in questa piccola narrazione. La seconda sono due persone anziane, anche qui io ho fotografato molto queste persone, era diciamo un soggetto a cui io ho dato attenzione proprio dal punto di vista anche sociale, che si riposano su una pietra, su un sedile, tra via Garibaldi e via Nolfi, all'angolo di via Garibaldi, e sopra la loro testa c'erano le bacheche, c'era la bacheca del Partito Comunista e una foto di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh naturalmente faceva riferimento al periodo della guerra del Vietnam. La terza sono delle venditrici di caldarroste che hanno di fianco diciamo sullo sfondo dei manifesti da morto. Questi manifesti da morto hanno diciamo così una storia, perché si individua molto bene il professor Giacomo Bagnaresi, esimio professore e dell'ospedale di Fano, il quale è morto nel 66, quindi il riferimento storico è preciso. Interessante è che queste due persone che vendevano le caldarroste all'angolo del Sant'Arcangelo avevano alle spalle un ombrellone. L'ombrellone gli serviva da riparare, come dire, dall'arietta che in quel momento, eravamo a novembre, veniva dal vicolo e dalle spalle, e quindi avanti avevano il passaggio delle persone che compravano le caldarroste e dietro avevano l'ombrellone per ripararsi. Siamo ora nella stanza in cui sono esposte le fotografie di un luogo, diciamo, di dolore. Ma diciamo che al tempo il cronicario era un luogo dove c'erano anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti, era un luogo dove gli anziani, pur vivendo, come dire, certamente in condizioni che erano quelle del tempo, quindi assistiti dagli IRAB, dagli istituti riuniti di assistenza e beneficenza, avevano la possibilità comunque di essere assistiti quotidianamente, quelli che erano autosufficienti uscivano, spesso passavano il tempo sulle panchine fuori dell'ospedale, nel giardino, e gli altri, quelli non autosufficienti, erano assistiti, diciamo, nei propri letti, e questo ambiente certamente non era l'ambiente ottimale, perché poi il cronicario venne chiuso e iniziarono le case di riposo, cioè partirono strutture ben più, più accoglienti per questo genere di popolazione anziana. Però il cronicario aveva un suo fascino, e il suo fascino si vede attraverso queste foto. Io ho fatto dei ritratti, siamo andati al cronicario nel 67, il grande maestro della fotografia Mario Giacomelli aveva fatto l'ospizio di Senigallia, dietro un po', come dire, l'indicazione data da Mario Giacomelli, io e il carissimo amico che ci ha lasciato poco tempo fa, Pio Ferri, che era un grande fotografo, più grande di me dal punto di vista anche dell'età, andammo a fare questo reportage all'interno del cronicario, di questa struttura che era in fondo all'ospedale ed era la parte storica dell'ospedale Santa Croce.
Effettivamente, come vedete, io ho fatto anche dei ritratti, perché queste persone avevano un'umanità che era nella quotidianità di questa vita, di queste persone. E alcune di queste persone si sono volute far ritrarre anche in gravatta, giacca. Il personaggio, il bersagliere, ha voluto mettere anche la croce di guerra. Quindi io, insieme con Pio Ferri, girai questa, passammo una giornata di vita all'interno del cronicario, portando all'attenzione anche della città, poi, quando poi ci fu il dibattito di come trasformare il cronicario in strutture molto più adatte, un reportage che servì anche poi per chi poi prese le decisioni di cambiare, di chiuderlo. Ecco, poi si può aggiungere che a differenza del servizio fotografico fatto da Giacomelli, qui non risalta il dramma della struttura, no, ma l'aspetto umano, sì, degli ospiti della struttura. Ecco, questo io l'ho voluto, cioè qui c'era, come dire, già un'attenzione al sociale. Io poi ho lavorato sul sociale, continuo a interessarmi di anziani non autosufficienti anche come advocacy, come difesa dei diritti degli anziani oggi non autosufficienti. Quindi ho voluto dare, ci sono delle foto delle mani, ci sono delle foto che hanno dato a queste immagini una lettura diversa di quella che fece Giacomelli all'ospizio di Senigallia. Su questo, tra l'altro, Enzo Carli, che mi ha curato anche la mostra, lo ha sottolineato, perché è una lettura diversa, ma comunque è una lettura che si integra anche con quella che ha fatto Giacomelli a Senigallia. Allora, siamo nella quarta stanza della mostra. Cosa abbiamo qui, Maurizio? Beh, qui, diciamo, continua la città, con alcune foto che continuano a narrare il mercatino dei ferri vecchi che c'era dietro San Paterniano, praticamente di fianco alla palestra Venturini, e entriamo nella campagna. La campagna era per me un momento in cui, per motivi anche proprio di fotografia, sono andato a fotografare la battitura del grano, praticamente a Montegiove, la macchina da battere, il lavoro della squadra che stava intorno alla macchina, chi faceva il pagliaio, chi praticamente portava i sacchi alla pesa, dove naturalmente c'era il padrone, il mezzadro, perché parliamo di un podere gestito a mezzadria. Tra l'altro di mio zio Fanesi. Oggi questa modalità di raccogliere il grano non esiste più, è una modalità dello scorso secolo. È finito quel mondo della mezzadria, giustamente, poi è finito, voglio dire, con anche una qualità migliore di chi ci lavora e anche una qualità migliore anche dei prodotti. Oggi, sì, voglio dire, si parla di biologico, si parla di altre anche coltivazioni a chilometro zero, eccetera. L'altra foto importante è la foto della vigna con la neve, che è una foto che rappresenta in maniera chiara, come dire, lo stile di Giacomelli, il maestro della fotografia di Senigallia, a cui ci ispirammo, e per un fatto anche curioso io partecipai a una mostra fotografica Fano da salvare e quella volta riuscii ad vincere il primo premio. Tra la giuria c'era Mario Giacomelli, quindi questa conoscenza di Giacomelli era venuta negli anni 70, la mostra è stata fatta nel 70, era una mostra che era stata promossa dal circolo culturale Jacques Maritain, e io feci delle foto sullo sversamento dello zuccherificio, che ebbe un effetto di inquinamento del Metauro, foto purtroppo che sono andate perse, come tante foto che poi nei traslochi, nelle case, poi alla fine sono andate perse. Quindi Giacomelli era già un fotografo a cui noi, che eravamo vicini da Senigallia, ci ispiravamo. Questa foto è certamente una foto con una elaborazione grafica di Giacomelli. Nella quinta stanza abbiamo i giochi dei bambini, sì, giochi che
oggi probabilmente non si fanno più, certo. Però è, diciamo, è una documentazione di come si viveva, dove sì. con semplicità si, sì. si, ci si divertiva. Diciamo. Io direi che quella era Fano, la città dei bambini, perché si giocava in strada, si giocava in spiaggia, queste sono tutte foto di autunno, d'inverno, per cui con la neve, e si raccoglievano le fascine, gli alberi, tutto quello che il mare buttava o che si, come dire, si raccoglieva per il fuoco della Madonna di Loreto, che si faceva la notte tra l'8 e il 9 di dicembre, ed erano i falò della venuta. Qui si vedono dei bambini con i calzoni corti, pensate, siamo dicembre, con i calzettoni, come poi si vede anche con la neve in Sassonia, mentre tirano lo slittino con la bicicletta, e questi bambini erano bambini che giocavano, si può sentire, come dire, anche le grida, le parole dei bambini che comunque in quel contesto vivevano un Fano a dimensione di bambino. Certo. E poi c'è da dire che quando si faceva questa raccolta ci si metteva una grande serietà in questo gioco, perché era un impegno non da poco. Allora, i fuochi della Madonna venivano fatti in diverse parrocchie, naturalmente le parrocchie che avevano spazi come quelle del Lido, della Sassonia, avevano più possibilità anche di organizzare questi falò. Qui in questo caso al Lido, vediamo, diciamo, un Lido invernale, i bambini piccoli, cioè bambini di 7, 8, 10 anni, probabilmente non superiori alle scuole elementari, si erano organizzati per fare il loro piccolo falò. Sempre nella quinta stanza dedicata ai bambini, qui cosa abbiamo? Ma qui c'è una storia che noi giovani del tempo, parliamo del 1967, vivemmo in maniera molto particolare, molto intensa. Da giugno, appena finita la scuola, ad ottobre, i giovani ragazzi, giovani della parrocchia del Duomo, ma anche giovani che venivano da altre parti della città, si misero tutti a lavorare per svuotare le soffitte e le cantine di tutti quegli oggetti che i fanesi volevano disfarsene. Fu un'operazione che portò, come dire, nel campetto della parrocchia del Duomo, campetto da pallacanestro, una marea di roba buttata, e all'interno di questo campetto noi organizzammo la cosiddetta raccolta differenziata, cioè dividemmo il vetro dal ferro e la carta, tutto ciò che si poteva rivendere naturalmente sul mercato di quelli che lavoravano queste cose, materiale. Questi materiali che servivano un po' anche per il vetro, quindi non c'era ancora i cassonetti con la raccolta differenziata. Il ricavato di questo lavoro, pensate, 2 milioni di lire, venne mandato a Don Paolo in Brasile. Quindi noi facemmo un'operazione che in qualche modo andammo a copiare da quello che faceva la Bepierre con la famosa associazione Emmaus in Francia. Quindi, mutuando quello che faceva la Bepierre, che diciamo prendeva questi scarti e li rivendeva, rivalutandone, voglio dire, anche la dimensione del riciclo, noi facemmo in quell'anno questa grande operazione dove tutti questi giovani ragazzi e ragazze furono impegnati per tutta l'estate per fare questa grande opera anche di sostegno di Don Paolo, che era da pochi anni, pochissimo, in Brasile, che in qualche modo ci scriveva di come viveva e della povertà che c'era in Brasile. Siamo ora nell'ultima stanza, quella dedicata ai piattelletti. Allora, i piattelletti li conoscevo bene perché io ci ho abitato, ci ho passato 7-8 anni della mia infanzia, conoscevo bene il quartiere, ma conoscevo bene le persone che abitavano il quartiere, proprio li conoscevo perché da bambino le frequentate, erano persone che con me avevano avuto rapporti di relazione anche con la mia famiglia. Quindi i piattelletti sono stati quella parte della città che io ho fotografato con un'attenzione
a quelle che erano la vita quotidiana dei Piattelletti. La vita quotidiana si faceva nello stradino sia per i giochi dei bambini, ma anche per attività come il calzolaio, che aveva nella sua piccola casetta, il suo piccolo basso, un piccolo desco con cui aggiustava le scarpe, e si chiamava Gigin il calzolaio. Poi le altre foto le ho scattate alle anziane che giocavano a Petrangola, un gioco storico per i fanesi, un gioco che si faceva mettendo sopra le ginocchia un cartone piegato e giocando sulla strada, nello stradino, con questa grande umanità di queste donne che avevano trascorso la guerra. Passiamo ora a una vicenda che ci ha coinvolto entrambi. Che ci ha coinvolto entrambi, che è stata un'esperienza bellissima. Sì. Abbiamo qui il monoscopio di Telefano. Sì, la storia di Telefano, qui praticamente stiamo giungendo alla fine, siamo negli anni 70, esattamente nel 74, quando i fanesi ebbero la possibilità di vedere una televisione locale nata da un gruppo di giovani abbastanza, come dire, entusiasti di passare a delle tecnologie che erano fortemente innovative per il tempo. Cioè, la televisione era, come dire, una frontiera che avevamo sempre come un miraggio cercato di arrivare. Oggi, tra l'altro, abbiamo degli strumenti con cui stiamo riprendendo queste stanze che di fatto, voglio dire, ci permettono di fare una televisione che, se l'avessimo avuto al tempo, avremmo fatto grandi cose. La televisione di Telefano nasce via cavo. Questa è una cosa particolare, perché molte volte i fanesi non hanno questa percezione di una televisione che non si poteva trasmettere via etere, era proibito, c'erano delle leggi, e noi ci inventammo una televisione via cavo. Come ce la inventammo? Dal Palazzo Vaccarini, dove c'era la sede, la sede della televisione, diciamo, con un cavo collegammo tutti i bar, a cominciare da Barberto, che era proprio davanti, fino al Pino Bar, e questo cavo trasmetteva il lunedì la partita dell'Alma. Questo fu, come dire, l'escamotage con cui noi superammo il divieto che c'era di trasmettere via etere. Quindi via cavo si poteva, e noi collegammo i bar per dare la partita dell'Alma il lunedì. Poi naturalmente arrivò una sentenza della Corte Costituzionale che liberò l'etere, e lì passammo alla televisione via etere. Lì ci fu un salto enorme, perché raggiungemmo tantissimi fanesi che avevano messo un'antenna per vedere Telecapodistria, perché la frequenza era su un ripetitore che gli antenisti avevano messo a Montegiove, e quindi iniziamo l'avventura di Telefano, un'avventura che durò finché non arrivò il colore, e quindi anche lì ci fu, voglio dire, un passaggio storico. Il colore non era più possibile, perché il costo delle attrezzature erano tali da non poter reggere, e quindi Telefano segnò la storia della nostra città con un palinsesto quotidiano di grande importanza per il tempo, perché non c'era solo il telegiornale la sera, ma c'erano trasmissioni sportive, Lunedì Sport curato da Sergio Schiaroli, Carlo Moscelli, che faceva naturalmente anche tutta l'attività giornalistica insieme a Paolo May, insieme al giovane, che in una foto si vede giovanissimo, Silvano Clappis. Quindi era una redazione, diciamo, che copriva lo sport, l'attualità, la politica, le trasmissioni delle tribune politiche in cui i politici locali venivano a dibattere i temi della città. Quindi una televisione a tutti gli effetti, che fanno quiz con Paolo Bonetti, tra l'altro un professore, esimio professore, che ha scritto di filosofia, di storia, e che veniva a fare, tra virgolette, la trasmissione serale di intrattenimento, che era Fanno Quiz. Poi Gare Vincenzi, Biagetti, che facevano sketch di carattere, voglio dire, anche artistico, dal punto di vista anche di intrattenimento. Quindi una televisione a tutti gli effetti, con un palinsesto che copriva gran parte della giornata. Certo.
Io ho avuto la fortuna da giovanissimo redattore di partecipare a qualche tribuna politica e a fare qualche servizio in giro con quelle attrezzature che all'epoca sembravano veramente all'avanguardia e oggi sarebbero completamente se uno fuori. pensa che noi stiamo facendo queste registrazioni con dei cellulari e noi avevamo un portatile che aveva una valigia da trasportare sulla spalla che pesava 4-5 kg, 3-4 kg sicuro, e che era batteria e che era anche il nastro che il nostro mezzo pollice, mezzo l'Apex. pollice che registrava. Quindi diciamo che noi eravamo veramente dei precursori della televisione in termini proprio, come dire, tra i primi in Italia. Sì, eravamo l'epoca in cui si stava superando a fatica il Sì, monopolio televisivo, televisivo. e Sì. quindi poi si passò alle televisioni private. Nell'ultima stanza abbiamo foto di ballerine. Sì, a Fano d'estate l'amministrazione comunale del tempo organizzava la stagione dei balletti. Tra l'altro un anno venne anche Carla Fraci insieme con la Dove scuola. si svolgeva in realtà? Si svolgeva all'interno della Corte Malatestiana, dove attualmente c'è il museo, sia il museo. In uno scenario medievale che In uno era scenario medievale, il bellissimo. Palazzo Malatestiano, e le ballerine erano in qualche modo anche ballerine di una certa anche levatura dal punto di vista dei balli, degli spettacoli che venivano fatti all'interno di questo scenario della Io corte. ricordo di averci visto alla Corte Malatestiana il primo Gigi Proietti Amelio Ciprisi, Sì, giovanissimo Proietti. lì ci sarebbe da raccontare una storia molto interessante del rapporto che Fano aveva con Paolo Grassi, direttore della Scala. Portò sia, diciamo, il balletto della scuola di danza della Scala e la grande ballerina Carla Fracci, ma portò anche un anno un grande spettacolo di Soleri, l'Arlecchino servitore dei due padroni, che è stato in prima a Milano, un piccolo di Strelder. In questa stanza ho aggiunto anche le foto di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1980, al terremoto dell'Irpinia, noi fanesi andammo a dare una mano ai terremotati insieme con la provincia, che era coordinata dall'allora assessore alla protezione civile, Roberto Boltri. Il comune di Pesaro, con il sindaco Tornati, portò l'orchestra Rossini, che era diretta dal maestro Antonio Bigonzi, e ci fu anche il grande cantautore napoletano Roberto Murolo, che agliettò la serata dentro un tendone riscaldato per i terremotati. Il terremoto di Sant'Angelo dei Lombardi fu un terremoto terribile, morirono 480 persone e noi marchigiani, noi pesaresi, stemmo lì più di un mese ad aiutare le persone terremotate. Ecco, concludiamo il nostro giro davanti a queste immagini. Sì, questi sono dei ritratti che naturalmente uno praticamente è un ritratto che io ho fatto davanti allo specchio, quindi un autoritratto, Autoritratto, sì. autoritratto. E che chiudono un po' la storia della fotografia di quell'epoca, perché noi giovani fotografi amatoriali andavamo alla ricerca anche di una fotografia che era, diciamo, una fotografia innovativa, no? Questi sfocati, queste ambientazioni particolari che venivano tra l'altro da noi visti in alcune riviste fotografiche, Certo. Progresso Fotografico. Quindi questa ricerca sul ritratto era una ricerca che in qualche modo poi noi interpretammo con queste foto, queste ultime foto che ho messo, in conclusione tra l'altro anche la foto di mia nonna contadina, che aveva 10 figli, e queste foto che in qualche modo metto alla fine di questo racconto sono quelle che in qualche modo raccontano anche una parte della mia sensibilità fotografica, che era quella del ritratto. Certo, ecco, io vorrei a conclusione di questo giro interessantissimo e vorrei tirare un po' Le le conclusioni. conclusioni, una sintesi, diciamo. A me sembra che con queste foto
tra l'altro, come abbiamo già detto all'inizio, scattato con tecniche che oggi non vengono quasi praticamente più utilizzate. E tu hai, ci hai regalato degli squarci storici di una vita che probabilmente è completamente finita, e noi siamo in un'epoca adesso di grandi cambiamenti, cioè probabilmente è importantissimo documentare questo, è stato molto importante documentare questo mondo, appunto perché non, sono attività che sì, si sono persi, i calafati, i carrettieri, esatto. E probabilmente si è perso quelli che vendevano i lupini, esatto. Di fronte al faro, esatto, e probabilmente si è persa anche quella semplicità di quella, certo, vita, certo. Che però non era, era anche abbastanza felice secondo me. E in questi giorni abbiamo giustamente invitato delle scuole, adesso naturalmente c'è la pausa natalizia, sono venuti dei ragazzi del liceo artistico, eccetera, a cui abbiamo dato una immagine di una città che loro non conoscevano, che tra l'altro dei loro nonni, bisnonni ormai, perché vorremmo trasmettere a questi giovani dei valori. I valori di questa città, che erano valori di relazione, valori di condivisione, valori di coesione sociale, che nel tempo si sono un po' allentati. Bisogna che questi valori ritornino ad avere un loro ruolo, esatto. Perché la città, le comunità in cui, voglio dire, vivranno loro anche nel prossimo futuro, abbiano questa capacità di essere attenta a questo capitale sociale della città. Esatto. Che non è il capitale economico, ma è il capitale sociale, che per certi versi vale quanto vale il capitale economico. Ecco, da sociologo, secondo te i giovani che hanno visto questa mostra come hanno reagito? Beh, diciamo che hanno guardato la mostra entrando in delle stanze dove la fotografia viene esposta e dove la fotografia è un elemento di comunicazione totalmente diverso da quello che loro vivono. Del resto voglio dire chiaro che questo tipo di fotografia è una fotografia del Novecento. Però hanno posto attenzione ad alcune fotografie. Tra l'altro la loro docente gli ha dato un compito di scegliere la fotografia che gli aveva ispirato di più, gli aveva colpito di più. Stiamo aspettando poi di vedere il risultato di questo sondaggio fatto sulle fotografie che hanno visto. Sarà molto interessante, sì. sapere quali sono le fotografie che li ha colpito di più. Colpito. Sì. Bene, grazie Maurizio. Grazie a voi. Per questo splendido lavoro, sì. Questo notevole lavoro direi. Sì, sono 141 foto, quindi ci vuole anche del tempo per vederle. Certo, no, ma immagino quanto tempo hai impiegato per farle. Sì, sì. Amici di Onda Libera, un saluto. Saluto a tutti.